cazzo si muove il vento. Allora, avete visto il titolo e come. Ora, diciamo, gli interventi hanno sviluppato dal come nel senso della materialità da individuare, cioè gli edifici, gli spazi, a altre questioni. Per chi? Cioè quali sono i soggetti sociali che hanno bisogno? Finanziati da che cosa? E potremmo dire anche con quale tipo di nuova organizzazione tale da poter avere dei risultati, cioè si chiama tradurre questo lavoro, una brutta parola è la lobby, ma una lobby popolare, stiamo cercando di realizzarla in un ripossessamento di strumenti che sono stati espropriati. Due sono gli strumenti che sono, non esistono più, la vecchia GESCAL e il CER, Comitato di Resistenza Residenziale, che è stato liquidato mentre in contemporanea anche i residui dei fondi GESCAL furono distribuiti alle regioni. È stata un'azione positiva, no, è stata un'azione negativa. Noi conoscevamo, avevamo i rapporti con il Ministero delle Infrastrutture e dei Lavori Pubblici, con i funzionari del CER, erano funzionari che avevano una competenza e una capacità anche di visione. Dopodiché ci siamo trovati spezzettati. Nel frattempo abbiamo avuto una crescita di poteri regionali a demolire l'edilizia residenziale pubblica. Cioè noi ci ha chiesto la Funaro, ha chiesto come mai oggi qui non c'è la regione, perché non l'abbiamo invitata, perché la regione qui è una controparte, non è neanche un'interlocutrice. Come controparte la regione dell'Emilia Romagna e la regione Lombardia. Noi abbiamo tre regioni che fanno linea. Queste tre regioni fanno linea in generale sull'edilizia residenziale pubblica. E sono tre regioni che si telefonano, si concentrano, si fanno la pubblicità vicenda dicendo che quell'esempio è buono. E per esempio l'esempio diciamo, già vincente per ora è l'esempio dell'Emilia Romagna. Ora, la questione è cosa riusciamo a fare per poter avere una capacità di interlocuzione. Guardate, gli ostacoli delle tre regioni sono enormi, dunque abbiamo di fronte qualcosa di delineato, cioè questa riunione è stata una riunione non di scontro-confronto, ma di confronto che riassume poi una linea, chiaramente. Ne usciamo fuori con una linea precisata, arricchita e naturalmente in modo molto disinvolto non abbiamo fatto distinzioni. Qui si tratta di capire se dei soggetti sociali, degli interessi sociali, degli interessi civici possono avere una capacità di fare massa e di contare in una situazione politica disarticolata. Perché noi dobbiamo tener conto che abbiamo delle possibilità, forse potenziali, maggiori che nel passato, perché abbiamo delle attenzioni che vanno oltre agli schieramenti, ma si raccolgono rispetto a quello che ognuno fa con il proprio ruolo. Noi abbiamo avuto qui una riunione di ruoli, non tanto di persone che facevano politica, di ruoli sociali, ruoli tecnici, ruoli, diciamo, burocratici, che a prescindere dalla provenienza hanno bisogno di fare massa. Questa è una novità anche per noi. Diciamo, l'unione di inquilini è diversa, avete capito, non è un'unione di inquilini incapace di vedere anche la fase. Noi ci lavoriamo nella fase politica. E la fase politica è rischiosa, ma è anche molto emozionante. Molto emozionante perché, diciamo, dal disordine può divenire qualche nuovo, non dico totale ordine, ma qualche reale correzione. Attenzione, io uso in modo riformista questa frase. Oggi fare delle serie correzioni vuol dire fare tanta politica, ma tanta, e tanta lotta e tante rese dei conti. Oggi non siamo, sembra quasi che fare in una situazione complessa
delle correzioni sul fatto rivoluzionario. Sì, è un fatto rivoluzionario, fare delle serie correzioni. Poi c'è un'altra questione che noi non abbiamo accennato. Per chi questo tipo di proposta di rilancio della protezione e dell'emancipazione sociale tramite l'alloggio pubblico? Emancipazione sociale. E noi siamo qui a 30 metri da una pseudo moschea, pseudo, di un grande garage di metro a posto, e qui abbiamo avuto una miscela anche di inviti tra quelli che hanno fatto la domanda, di origine italiana, di non origine italiana, di origine umana direi. Sì, una componente umana che noi abbiamo conosciuto facendo le domande. E guardate, fare le domande, fare la consulenza ti fa conoscere che per chi stiamo lottando e come in effetti sia necessario cominciare a conoscerci, a scambiarci le idee, a non avere troppi paraocchi, ma di una parte o dall'altra. Non... Ecco, per cui la questione di come mettere insieme, perché ci domandano, voi fate una richiesta di nuove case popolari, e andranno a chi queste case popolari? È una domanda che non è capziosa, perché rispetto alle domande e le pregradatorie si pensa che vadano a altri che siano i, diciamo, gli antichi residenti. Ecco, noi dobbiamo coraggiosamente affrontare, quando si fa il per chi, dove e come, tutte le questioni, senza paraocchi di nessuna caratteristica. Però bisogna essere sinceri tra tutti, tra etnie, tra culture, tra preoccupazioni. E questa è una cosa, come dire, questa riunione, noi abbiamo mandato gli inviti a 100 persone che avevano fatto la domanda, ed erano 100 persone diverse una dall'altra, una parte su me. Poi abbiamo fatto l'invito e qui sono arrivate delle forti delegazioni degli assegnatari reali, già quelle proprie gestioni. E beh, non è risolutivo, però ci comincia a passare, ci comincia a pensare, a riflettere e a avere poi la possibilità forse di fare delle forti correzioni. Ecco, io finisco con il discorso della correzione. Può darsi che sia tendenzialmente un po' interpressista, ma evidentemente quello che era riformista 50 anni fa diventa ora difficilissimo e lui merita farlo. Allora, l'invito è a tutti a pensare di questo punto che si può portare.